Buonasera Claudio, sei il primo come al solito a connetterti, penso che arriveranno anche gli altri, vado a bloccare la sigla. Prima di tutto benvenuto Claudio sempre, ecco, vado a rimettere a posto tutti i miei comandi del podcast, fra 38 secondi andremo in onda anche live video. Oggi è uno speciale dedicato alla rivista, rivista che Storie Guerre Guerriere tratta la storia, storia in maniera non noiosa, molto, molto fluida, molto dinamica, e soprattutto dedica molto spazio al nostro hobby, e questa è una delle ragioni per cui insomma abbiamo questa sorta di diamo questo nostro supporto umile, molto umile supporto. Sta andando la sigla iniziale, ecco, via, è partita anche la sigla, la sentite in sottofondo, la sigla video, ecco, un minuto con la nostra sigla video che dovrò modificare per la, chiaramente per renderla anche un pochino più internazionale, non le scritte in italiano ma solamente in inglese. Claudio, prima di tutto spero che vada tutto bene. Claudio, dove abiti? Non te l'ho mai chiesto. Noi insomma siamo quasi in Italia, tutte zone rosse, ma è bello sapere magari voi che ci ascoltate dove siete sparsi per l'Italia. Ecco, scorre la sigla video, accetto qualche minuto, altrimenti vado a ripetere gli argomenti del giorno. Vi ripeto, oggi parleremo di tanti wargame, spero di non annoiarvi, ma sarà una rassegna di giochi che è possibile collegare ai titoli della rivista. Ecco, vado in principale, via col microfono, buonasera. Ecco, stavo già chiacchierando con qualche ascoltatore audio del podcast. Oggi giornata dedicata alla rivista Storie di Guerre Guerrieri, ricordo, rivista condotta dall'amico Guglielmo Duccoli, che spero prima o poi di incontrare a Milano, non ci incontriamo mai, ma è una sorta di bella collaborazione che è nata con questa rivista, veramente artigianale per quanto ci riguarda, non siamo sicuramente professionisti, ma ecco, grazie a questa rivista abbiamo da ormai più di un anno spazio riguardo il nostro hobby, un piccolo spazio, ma siamo veramente contenti, e quindi ci piace poi parlare del nostro wargame collegato agli articoli della rivista. Ricordo, articoli molto fluidi, non mai troppo lunghi, e direi esaustivi per un discorso iniziale dell'argomento analizzato. Ecco, intanto Claudio online mi diceva: sono di Sant'Agata Feltria, entroterra riminese. Beh, anche lì quindi non state messi bene, dunque anche voi siete in zona rossa. Non ho ancora visto oggi i dati per quanto riguarda l'Italia, ma penso che gran parte sarà ancora rossa purtroppo. Bene, prima di cominciare con la rassegna della rivista, e intanto vado a metterla in evidenza, oggi parleremo di storie, vi ripeto, analizzando le pagine della rivista andremo a parlare di wargame, e voglio ricordare due fatti che provengono dal gruppo Casus Belli. Uno, l'amico Marco Campari, che appoggia la, diciamo, la causa, appoggia Casus Belli, ha messo in evidenza un suo gioco da scaricare dal sito, ciao Damiano, benvenuto, dal sito Wargame Vault, non mi ricordo il costo, ma siamo sempre nell'ordine delle poche unità di euro, e riguardo a una impresa della decima Mass nella Baia di Suda, quindi invito magari chi è interessato a andare a acquistare o a scaricare il wargame di Marco Campari. Non solo, la seconda notizia che viene sempre dal sito Wargame Vault è quel bel manuale di un insuperabile wargame dal titolo Upfront. Upfront è, secondo me, ancora oggi, non lo riprendo mai perché non ho tempo, ma è ancora oggi probabilmente il miglior wargame basato puramente su carte in circolazione. È stato ristampato dallo stesso sito Wargame Vault
e anche se magari non riuscite a trovare la scatola originale, ma richiedendo carte e regolamento da Wargame Vault potete tranquillamente giocare ad Upfront. E non per niente c'è stata questa edizione online di questo manuale dedicato all'apprendimento di Upfront. Proprio queste, diciamo, iniziative ci spingono a riproporlo alla grande comunità del gruppo Casus Belli, che oramai è prossima alle 2000 persone. E magari voi mi direte, ma 2000 persone confronto ad altre associazioni molto più grandi sono niente. Guardate che per il campo del wargame italiano 2000 persone, e mettiamocene 1000 interessati, sono veramente un numero mostruoso. Non siamo mai stati così tanti. Quindi il 2021, viva il wargame, e grazie soprattutto a tutti coloro che con le recensioni, vedi per esempio, mi ricordo l'ultima recensione di oggi dell'amico Nando Ferrari, che per me è sempre il numero uno del wargame italiano, riguardo a Time for Trumpets, gioco sulle Ardenne, molto complesso, ma secondo me un must per gli aficionados del genere. E ricordo stasera l'amico Riccardo Masini che intervisterà il designer italiano Paolo Carraro. Ciao Stefano, benvenuto. Il designer italiano Paolo Carraro, e riguardo all'ultimo gioco, La Belle Époque, è pubblicato dalla casa italiana Aleph Studio e diretta da Luca Velottino, che sarà anch'esso ospite della trasmissione. Quindi vedete, ho ricordato solo gli appuntamenti di oggi. Ah, scusate, cito anche Emiliano Cangemi, un nostro recente adepto, ma che ci sta supportando veramente con entusiasmo, che ha avviato il canale Casus Belli Discord. Mi ha pure detto, ormai siamo una comunità. Bene, sono contentissimo. Vai così, Emiliano. Durante l'ultima assemblea soci l'abbiamo proprio investito di questa carica. Speriamo che continui. Ma vedete, tanti si prestano a diffondere il verbo, tanti si prestano ad aiutare, perché quello che poi manca nel vasto panorama delle offerte del wargame è proprio persone che divulgano solamente per il piacere di divulgare, perché hanno a cuore l'hobby e senza alcun scopo di lucro si mettono a lavoro. Quindi li ringrazierò sempre, perché indirettamente stanno facendo crescere, al di là dell'associazione Casus Belli, che è sempre dietro a queste iniziative, ma il gruppo Casus Belli, vi ripeto, che l'unico obiettivo, lo potete leggere nel nostro statuto, è la divulgazione, la diffusione, non solo a livello ludico, ma come ben sapete abbiamo avviato da diversi anni ormai un discorso molto molto costruttivo che ci sta portando a rendere il wargame una diciamo reale disciplina. Ma bando alle ciance, signori, andiamo ad analizzare il protagonista della giornata, che è appunto il magazine Storie di Guerra e Guerrieri. E ecco, in prima pagina, bella questa immagine, molto evocativa, dedicata agli US Marines. Avevo già presentato questa copertina. Possiamo ancora fidarci di guardare la democrazia? Io dico la mia personalmente, secondo me sì. E anche se comunque bisogna sempre porsi di fronte a determinate diciamo sinergie politiche del mondo sempre in maniera critica, sempre quindi analizzare quello che c'è dietro. In ogni caso questi soldati non hanno sicuramente ideologie politiche, ma vengono chiamati a combattere, e loro sono veramente delle persone, diciamo degli eroi moderni. Poi bisogna vedere qualsiasi cosa ci sia dietro le varie trame politiche, se sia nera o bianca. Ma andiamo avanti con lo sfogliare le pagine della rivista, e poi andrò poi ad presentare i wargame collegati alla rivista. Scusate, sapete cosa? Ho un problema, perché non riesco a far partire, come al solito abbiamo dei problemi. Vediamo un po' in fase di restart, vedete, poi praticamente, ma va bene. Allora andiamo sul ecco qui è partito, grazie a Dio, vedete, ecco, sto scorrendo le pagine come al solito. Adesso faccio uno stop sul sommario
Vedete, qui c'è l'elenco dei vari articoli contenuti nella rivista. E chiaramente, prima di presentarla, me li sono, scusate il termine, sciroppati tutti. Gianluca e Damiano, hai comprato l'Eberman del dito? Allora, Damiano, lo vorrei comprare perché, come ho detto, il gioco Lepanto è prodotto dalla Aces. Secondo me riempie un gap, come ricordavo la scorsa volta, riguardo questa battaglia. Ce n'era un'altra, c'è un'altra scatola di Lepanto, c'è anche, mi pare, un altro piccolo giochino dedicato, ma questo mi pare che sia un'analisi completa. Quindi lo comprerò appena possibile e magari riuscirò anche a recensirlo, non lo so, però sicuramente lo comprerò e già lo anticipo, lo inserirò nei wargame preposti per ricostruire la battaglia. Gianluca mi dice ciao a tutti, ciao Gianluca, viva Discord, ha un'interfaccia molto più friendly di Facebook, perfetto per una comunità attiva. Ecco Gianluca, sì, Discord ormai è entrato diciamo nelle abitudini di molti appassionati. Io ho avuto modo di utilizzarlo con il disposto in binomio con Vass, mi sono trovato molto bene, anche se devo ancora approfondire il discorso. Ecco, continuiamo con l'analisi della rivista, ecco il sommario, ma adesso andrò ad analizzare diciamo pagina per pagina quello che ci aspetta per la rivista. Allora, vediamo un po', restart, ecco qui che sto scorrendo le pagine. Vedete, andiamo sul sommario, il prossimo numero, ricordo, sarà il 25 maggio. Ecco, fermiamoci sulla tempesta di piombo dell'amico Nicola Zotti, chiaramente articolo difficile da collegare al wargame in quanto parla dello sviluppo della mitragliatrice. E che cosa si può dire? Ma quando si parla di mitragliatrici, in questo caso dovete sempre pensare ai wargame tattici. Wargame tattici, e che cosa significa, visto che l'amico Emiliano mi chiede sempre, Mauro, devi dare dei chiarimenti sui termini. Quando dico tattico, intendo un wargame che rappresenta a livello di squadra, cioè di 5 uomini sul campo di battaglia, di plotone, circa 30-40 uomini sul campo di battaglia, compagnia, circa 120 persone sul campo di battaglia, e basta, non vado più su perché poi battaglioni, già parliamo di operazionale. Ecco, la mitragliatrice, quando viene rappresentata nel wargame, ha un senso in questa scala. E Nicola Zotti, come dicevo, in qualche puntata precedente fa una storia della mitragliatrice fin dai primi esperimenti del Medioevo, per passare poi allo sviluppo decisivo del XIX secolo, soprattutto da parte degli Stati Uniti, ricordo le Gatling e poi le successive Maxim, e le Maxim poi hanno caratterizzato i primi decenni del XX secolo, Maxim che sfruttavano praticamente l'energia del bossolo, e per arrivare poi alla Seconda Guerra Mondiale con prima la famosa MG34, poi sostituita con la machine gun, con la mitragliatrice per eccellenza, la MG42, più più economica della MG34 e molto più affidabile. Proseguiamo un attimo con le pagine, vediamo un po' se mi si sblocca, che oggi non ho questa. Vediamo un po' se riesco, ecco, vediamo un po', niente, oggi signori non mi funziona e vado sul tavolo, allora vado a sfogliare la rivista, vedete, ho praticamente la riserva, posso sfogliare con la telecamera sul tavolo, ecco, vedete la rivoluzionaria MG42, che è la mitragliatrice per eccellenza, e poi l'articolo di Nicola Zotti continua con tre modelli vincenti post Seconda Guerra Mondiale. Parliamo del sovietico pick-up famosissimo, numero 2 la MAG belga, anche poi passata in dotazione alla NATO, e poi abbiamo la Eckler & Koch tedesca, quindi
Complimenti a questo articolo di Nicola, ma che cosa facciamo di questo Nicola? Che cosa colleghiamo all'articolo di Nicola Zotti? Bene, ho segnato 4 wargame che potete, diciamo, utilizzare, che sono in commercio ovviamente, e il primo è un wargame di cui ho pubblicato recentemente dei video che vi invito ad andare, che potete usufruire dal mio canale YouTube dedicato proprio alla diffusione. Ciao Paolo, benvenuto alla diffusione del wargame. E Airborne Over Europe è il primo wargame che vi consiglio per capire l'importanza della mitragliatrice, ma non solo, anche per capire, ecco, faccio una sorta di unboxing, ma come vedete questa è la scatola già utilizzata, per capire l'importanza della mitragliatrice. Per di più vado a prendere, diciamo, qualche mappa. Vedete, questo è Last 100 Yards, le belle mappe, e le tabelle di combattimento, eccole qua, Airborne Over Europe Combat Tables, e vedrete che molte tabelle proprio rimarcano la potenzialità dell'MG. Per esempio, sappiate che la machine gun nella Seconda Guerra Mondiale era l'arma per eccellenza e dominava il campo di battaglia, soprattutto non permetteva ai soldati avanzanti di tirare fuori la testa. Una cosa, torno sulla principale intanto che passo alla seconda scatola consigliata, chiaramente non posso addentrarmi nella spiegazione delle scatole, ma ecco, la prima scatola è proprio Airborne Airborne Over Europe, una espansione, ma poi alla fine una scatola a sé stante, del designer Mike Denson, che appartiene al sistema The Last 100 Yards. Non c'è il famoso M60 usato da Rambo? Sì, d'accordo Damiano, però alla fine parliamo di machine gun leggere che possono essere trasformate anche in medium machine gun sul treppiede, quindi l'M60 giustamente non è contemplata in questa rassegna. Ma qual è poi? Ecco, metto da parte Last 100 Yards, torno sulla principale, e il secondo titolo che vado a consigliare è chiaramente un altro titolo tattico. Vedete, li ho segnati qui sulla rivista, Combat Commander. Ecco, Combat Commander, signori, non vi voglio, diciamo, di nuovo, non voglio di nuovo tornare su un titolo amatissimo, vi faccio solo vedere la copertina, eccolo qua, lo prendo e lo metto in evidenza, Combat Commander, ecco, ingrandisco l'immagine e la porto in evidenza. Ecco, vedete, questo è il gioco, diciamo, tattico dedicato a tutti, dedicato a coloro che vogliono, non hanno voglia di entrare nei dettagli, dedicato a coloro che amano l'incertezza, il caos della battaglia. Non si può definire un wargame prettamente simulativo, ma è un piacere giocarlo e vi assicura ore e ore di divertimento con le sue 8 espansioni. Quindi veramente vi raccomando Command Commander Europe per i tattici e anche per capire, come dicevo, l'importanza della mitragliatrice. Continuiamo a sfogliare per quanto riguarda la rivista, quindi ovviamente ci sono tanti tattici che potete sfruttare per capire l'importanza della mitragliatrice. Ricordo anche Fight Informations, non andrò adesso a visualizzare l'immagine perché Fight Information è un altro titolo che ho appena recensito, fa parte sempre della, come dicevo, della famiglia di Combat Commander, e se un neofita vuole approcciare questo mondo del tattico collegato alla storia della mitragliatrice, secondo me il titolo principe è sicuramente Command Commander Europe del purtroppo scomparso designer Chad Jensen. Torniamo sul tavolo, ecco, continuo a sfogliare la rivista, vedete, possiamo anche guardare le belle figure che corredano l'articolo di Nicola Zotti, e arriviamo invece alla cover story, il corpo dei Marines, di Mirko Molteni, un articolo dedicato completamente alla storia dei Marines. Ovviamente non si sofferma sui particolari, ma vi permette di capire
come sono nati i Marines, perché e qual è stata l'evoluzione di questo famoso corpo che costituisce praticamente la spina dorsale dell'esercito americano. Ecco, comincia con la storia dalla Libia al Messico, perché in realtà poi i Marines sono nati come gruppo di intervento internazionale, e la prova in trincea nella prima guerra mondiale, vedete, e un gioco, Sfida ai nuovi samurai, questa è la famosa foto che durante la seconda guerra mondiale era portata per gli Stati Uniti per la raccolta di azioni, per l'acquisto di azioni atte al sostegno della guerra, e questa è la famosa foto di quando, truccata diciamo, non è andata proprio così se avete visto il film di Clint Eastwood, di Iwo Jima. Ciao Lombard Game, buonasera a tutti. E ecco, qui vedete chiaramente, qui si parla anche della Corea, un altro mezzo successo dei Marines, e un gioco che secondo me è sottostimato dai più. Ho visto che però si può, torno sulla principale intanto che prendo il gioco, che dovete secondo me provare, perché è un wargame atipico ma centrato sulla storia, o meglio sulle principali operazioni dei Marines, è proprio Fields of Fire. Qui avete il secondo volume, ecco, uso la mia cam mobile per mettere in evidenza la parte della scatola, vedete, il quinto Marine nella seconda guerra mondiale, Corea e Vietnam. Qual è la particolarità di questo gioco? Semplicemente che non ha mappa, ma costruite, vi faccio intanto vedere l'interno della scatola, allora, che non ha mappa, e costruite la mappa con le carte. Vi faccio vedere intanto le carte, se le vedete, vedete qui, Complex Building, praticamente molto simile come incipit, molto simile a Upfront che ho appena menzionato, ma la bellezza di questo wargame è che potete costruirvi la vostro plotone d'attacco secondo gli ordini, un ordine di battaglia assolutamente fedele per quanto riguarda i Marines. Quindi Fields of Fire è fortemente consigliato, è un solitario, attenzione, e non è molto immediato, richiede veramente attenzione, ma per capire prima di tutto l'organizzazione dei Marine. Ricordo che il designer Ben Hall, un altro noto designer, spesso non lo citiamo, ma ha fatto diversi sistemi, lo vedremo anche all'opera con Rocroi 1643. Ben Hall, questo Fields of Fire, forse un regolamento che andava un attimo organizzato meglio, ma è un must per capire, chiaramente, dedicato anche a chi gioca in solitario molto, perché prettamente in solitario, scusate il gioco di parole, ma in ogni caso permette di entrare nel dettaglio dell'operazione dei Marines, non solo della Seconda Guerra Mondiale, ma anche, come dicevo, in Corea e in Vietnam. È del 2019, molto recente, secondo me per coloro che purtroppo non hanno avversari e vogliono entrare nello spirito delle operazioni dei Marines americani, beh, questo è il gioco che fa per loro. Ma voglio poi, siccome sono nostalgico, signori, ecco, vado a mettere da parte il secondo gioco del giorno, ho rispolverato anche nella mia rassegna che ci porta a giocare storia di guerra e guerrieri, ho rispolverato anche, eccolo qui, lo metto sul tavolo, vedete? Allora, qui c'è solo l'adesivo. Ciao Stefano, benvenuto. C'è solo l'adesivo perché ho il pallino di prendere i giochi di vista e rinchiuderli nelle scatole per proteggerli. Quindi questo è il mio pallino. Dunque, e poi per ritrovare le scatole faccio delle copie, delle copertine e adesive, e poi le appiccico. Comunque, vedete, questo è il gioco Okinawa, proprio per ricordare i Marines. Lo vado ad aprire, eccolo qui, questo è Okinawa,
lo metto in evidenza, Okinawa, che è un vecchio gioco di Wargamer numero 55, un prezzo veramente all'epoca molto basso, e in questo gioco permetteva, in ogni caso lo vado ad aprire per le vostre delizie, permetteva di rigiocare Okinawa a due giocatori. La rivista, secondo me, vale la pena di ricercarla su eBay. Ecco, metto in evidenza la rivista Wargamer. L'articolo è un articolo di primo ordine. Il designer è Roger Nord. Ecco, vedete, da qui vi analizza tutti The Last Samurai, quindi le operazioni dei Marines su Okinawa, e questo bell'articolo intitolato Last Samurai, e avete il gioco con una mappa non bellissima, la vado a mettere in evidenza, una mappa non bellissima, ma io lo ricordo giocato un po' di tempo fa, tutto sommato un wargame che permetteva di capire i problemi che ebbero i Marines durante lo sbarco a Okinawa. Quindi è un altro wargame che vi consiglio per entrare nello spirito dell'operazione dei Marines, spesso e volentieri autentici arietti per aprire il campo alle altre forze americane che seguivano. Quindi Okinawa da Wargamer 55 è il mio terzo titolo. Andiamo a riprendere la rivista, in quanto voglio continuare con questa rassegna. Comunque ben fatto questo articolo riguardo gli US Marines, vi consiglio di leggerle. Vi ricordo che dal 25 marzo trovate, c'era anche un Okinawa, certo Damiano, grazie, c'era anche un Okinawa dell'International Team, lo possiedo Damiano ma non l'ho mai giocato, quindi non posso parlarne tanto, nemmeno all'epoca lo possedevo, l'ho trovato qualche anno fa usato, però non l'ho mai giocato. Ricordo chiaramente, signori, andando sul tavolo, il motto dei nostri Marines, Semper, loro dicono, noi in latino Fidelis, ma loro pronunciano tranquillamente Semper Fidelis, ma questo è il motto, diciamo, dei Marines, che sempre si vede, anche si sente sempre anche nei film di solito sulle loro gesta. In sella con Cesare è il terzo articolo che andiamo a analizzare, di Giuseppe Cascarino. Vedete, qui mi sono segnato i wargame che consiglio. Uno, anche di questo ci sono dei video riguardo a Cataphract, è il sistema a cui sono legato, lo vado a prendere, eccolo qui, ve lo metto. Cataphract, dei grandi designer Richard Berg e Mark Herman, e con la grafica di Roger McGowan, praticamente un trio che ha fatto la storia del wargame internazionale. E Cataphract vi permette, proprio collegandolo alla rivista, vi permette di capire l'evoluzione della cavalleria, non che vada a contemplare le vecchie operazioni di cavalleria romana, ma qui potete vedere come la cavalleria si è evoluta nel corso dei secoli durante l'epoca antica. In realtà cosa è successo? Lo vedrete anche leggendo l'articolo di Giuseppe Cascarino, che da un uso esplorativo della cavalleria e magari solo di protezione, poi si passò a un uso più aggressivo della cavalleria e anche a un'arma che poteva permettere di aggirare il nemico e sopraffarlo. Lo vedremo poi, farò un parallelo interessante con il Rokuran 1643, pensando allo sviluppo della battaglia. Ma in realtà, se ben ricordate, in qualche puntata abbiamo analizzato come gli altri popoli avevano già imparato a sfruttare la cavalleria, a differenza dei romani che ci hanno messo un po' di tempo. Io ricordo sempre un episodio che fa scuola. Pensate a Cannae, in cui i romani con delle ali protette da una cavalleria molto leggera erano alle prese con una cavalleria molto aggressiva, fra cui i numidi di Annibale, erano di fronte a una cavalleria molto aggressiva che prima
spinse in rotta le ali romane e poi chiuse il cerchio nei confronti delle legioni. E a Cannae, chiaramente, sapete che forse è la peggiore sconfitta, assieme a Teutoburgo, dell'esercito romano. Mentre, ricordo sempre, a Zama la situazione fu quasi opposta. Questa volta la cavalleria numidica era dalla parte di Scipione l'Africano e quindi la forza d'urto della cavalleria di Scipione l'Africano poté segnare una delle poche sconfitte di Annibale. E questo poi è la storia della cavalleria romana. E questo è un esempio di come altri popoli hanno imparato prima a sfruttare la cavalleria. Ai romani ci è voluto un po' di tempo, perché poi alla fine puntavano tutto sulla legione. In ogni caso, Cataphract, per capire l'evoluzione della cavalleria, come la riconquista dell'impero romano passò anche per un diverso uso della cavalleria, anche grazie all'apporto di popolazioni straniere assoggettate dal romano. Quindi ecco Cataphract come wargame per parlare di cavalleria e suo sviluppo. Continuiamo con lo sfogliare la nostra rivista. Ecco, come vedete, ci sono delle figure riguardo gli schieramenti tattici usati dal romano, l'evoluzione della tattica romana. Si riporta un'analisi anche del cavallo, è interessante, già era noto, però lo rimarco, i cavalli chiaramente erano più piccoli, quindi c'era anche un diverso concezione del cavallo. Non stiamo parlando dei grandi cavalli che siamo abituati a vedere nei film hollywoodiani, ma questi cavalli erano diverse decine di centimetri inferiore, diciamo, al cavallo moderno, e quindi c'era anche una differente percezione della carica di cavalleria. E qui andiamo al successivo articolo di Alessio Sgarlato, Tsushima, lo schiaffo di Togo. Allora, signori, quando sento parlare di Tsushima, lo schiaffo di Togo, penso a tanti wargame, non ho l'immagine, ma penso al numero 130 di Strategy and Tactics con il titolo omonimo Tsushima. Ma per giocare Togo, signori, il wargame che dovete prendere in considerazione, eccolo, vado a prendere, chiaramente ce l'ho, guardate, vado a metterlo sul tavolo da gioco, ma è in una cartellina rossa, la apro, vedete Togo, il famoso Togo, gioco navale di Jack Green. Ecco, vado ad aprire la cartellina, eccola qui, ecco qui già gioco in cui ho lasciato matite e dadi, perché anche Togo è stato nel passato oggetto delle mie analisi, perché come dicevo qualche giorno fa riguardo i combattimenti navali, ecco, grazie, qui abbiamo la dedica di Jack Green. Ripeto, Jack Green è un grande designer di navale che ha continuato la sua carriera con l'Avalon Hill prima e poi con una casa di sua protezione, la Quarter Games all'epoca, e adesso ancora Jay Green in pensione ha fondato la Quarterdeck International e chiaramente è tornato sul mercato, e stiamo aspettando noi che eravamo appassionati dei suoi sistemi navali, ricordo il primo Iron Bottom Sound, Royal Navy e questo Togo. Vedete Jack Green di Togo, un regolamento molto semplice. Ovviamente vi faccio vedere una mappa che la mappa riporta chiaramente un braccio di mare. La particolarità del combattimento navale descritto da Jack Green sono i suoi dettagli per quanto riguarda la possibilità dei vari obici delle navi e tutti i possibili danni. Vi faccio vedere le bellissime ancora oggi pedine del gioco. Ecco, riprendo un countersheet quasi completo, eccolo qui, vedete le bellissime pedine frutto della grafica di Jack Green, sempre
con l'amico Roger McGowan, perché Roger McGowan è lui che ha influenzato poi tutta la produzione della Quarterdeck Games e poi International. Ma questo gioco, signori, è un must per quanto riguarda il combattimento navale tattico, e per capire, tornando all'articolo di Alessio Sgarlato, per capire poi lo scontro, lo schiaffo di Togo, perché in realtà poi vedrete, se riuscite a trovare questo wargame creato da Jack, vedrete che in realtà c'è un'inferiorità qualitativa della flotta russa, e quindi era quasi scontato l'esito di questa grande battaglia navale di Tsushima. Per quanti magari non sanno o non si ricordano cosa è successo a Tsushima, beh, diciamo che la flotta russa è partita alla grande dai suoi porti nel nord Europa, ha fatto il periplo dell'Africa per poi essere sconfitta a Tsushima. Ma il problema grosso è che di fronte a una superiorità numerica da parte della flotta russa, la qualità era veramente deficitaria. E chi leggerà l'articolo vedrà che non ci fu scampo. La maggiore portata dei cannoni giapponesi, la migliore qualità degli equipaggi e magari anche la stanchezza di una flotta che praticamente era partita fatemi vedere la data, nel novembre 1904 ed è arrivata praticamente 6-7 mesi dopo, nel maggio del 1905, beh, signori, la dice tutta su una flotta che magari era stanca dal punto di vista dei marinai. In ogni caso, questo Togo permette di ricostruire sia gli scontri minori che quelli, diciamo, che il grande scontro definito la battaglia di Tsushima. Metto da parte il gioco Togo, che basta, sul nostro gruppo Jack Green è sempre attivo, basta contattare Jack Green e magari riesce a trovarvi una copia. Torniamo sulla nostra rivista, Storia di Guerre e Guerrieri, vado a ricontrollare se magari ho avuto uno sblocco. Ecco, vediamo un po', restart, vediamo se riesco a invece, ecco, vedete, finalmente posso andare avanti con la rivista. Ecco, sto scorrendo velocemente tutte le pagine della rivista perché voglio arrivare al punto in cui ho presentato il wargame Togo. Ecco, intanto potete vedere le bellissime pagine di Storie di Guerre e Guerrieri, ricordo, giornale diretto da Guglielmo Duccoli, su cui scrivono molti amici, fra cui Andrea Angiolino e Nicola Zotti. Scorro le pagine, ecco, siamo allo schiaffo di Togo e l'articolista descrive nei dettagli lo scontro, riporta anche la fine ingloriosa delle corazzate sovietiche, e ecco, andiamo all'onore dimenticato. Ve lo faccio vedere in diretta questo articolo, sono solo due pagine dedicate a un'intervista di Pierluigi Villari, questo Pierluigi Villari che ha fatto diversi libri e sottolinea poi su quel discorso che l'operazione famosa, operazione Husky, siamo passati al 1943, lo sbarco degli alleati in Sicilia, la famosa operazione Husky non è stata proprio una ritirata senza combattere delle divisioni italiane, ma ci sono stati, sì, ho detto sovietiche, Paolo, sì, a forza di dire sovietiche, grazie Paolo per la correzione, chiaramente parlavamo della flotta russa, signori, siamo ancora nel 1904, chiaramente facendo, ecco, cerco di giustificarmi, Paolo, perché tra guerra moderna, post seconda guerra mondiale, contemporanea, russi, sovietici, sovietici russi, beh, qualche volta ci si sbaglia, per me sono rimasti sovietici poi delle volte, chissà perché. E dicevo, l'onore dimenticato di Pierluigi Villari ci parla appunto delle grandi azioni eroiche che alcune divisioni italiane
effettuarono durante lo sbarco in Normandia e quali sono i giochi che vi possono aiutare a ricostruire lo sbarco in Sicilia. Ce ne sono tantissimi. Quelli che vi consiglio, vado in evidenza, sono il Operational Matters, ecco, lo metto in evidenza per ingrandire l'immagine, che è il sistema che riprende Sicily della OCS, ma così vedi che sì, Paolo, sei stato attento, grazie. Operational Matters e Operational Combat Series Guide, questo è il wargame sullo sbarco in Sicilia che si basa sul sistema OCS, Operational Combat System, ecco, infatti è dominato anche Sicily Second perché c'è stato il titolo principale Sicily. Ovviamente questo sistema operazionale non è per tutti, direi che come livello di complessità abbiamo 6, 7 su 10, su una scala di 10, e per aiutare i neofiti invece andrei sul Sicily della GMT, della serie FAB, Fast Action Battle Game. Perché? Perché molte dinamiche sono facilitate grazie all'uso dei blocchetti e della mappa ad aree. Quindi se il neofita che legge storie di guerre e guerriere dovesse essere interessato a ricostruire la battaglia per la Sicilia, consiglierei senza nessun timore il titolo della GMT Sicily, che fa parte del sistema Fast Action Battle. Invece, per coloro che amano i dettagli e vogliono più entrare nello specifico, Operational Matters, che appartiene al sistema OCS, che dà grande risalto alla logistica. Questi sono i due titoli che non possono mancare nella biblioteca dell'appassionato per ricreare lo sbarco in Sicilia. Quindi l'onore dimenticato, torno sul tavolo, l'onore dimenticato potete riviverlo così, e vi ripeto, è un'interessante intervista. Francamente qui ammetto anche la mia conoscenza, non dico superficiale ma approssimativa, dello sbarco in Sicilia. Credo a quanto dice Pierluigi Villari riguardo azioni eroiche o azioni di spessore delle divisioni italiane, ma sono sempre dell'avviso che in generale non c'è stato un grande impegno da parte dell'esercito italiano. In questo caso però sono prudente, perché bisognerebbe veramente approfondire il tema, e probabilmente Pierluigi Villari ha approfondito il tema. Qui andiamo invece a un bellissimo articolo, tutti gli uomini del Negus. Perché è bellissimo? Perché quando si va in Africa si riescono a, attraverso questi articoli si hanno notizie, anche non dico notizie che ci aiutano a capire quello che successe negli anni immediatamente precedenti alla Seconda Guerra Mondiale. E tutti gli uomini del Negus è un articolo, ripeto, di Antonio Ratti, che dovete leggere. Ma il gioco, ragazzi, che vi farà apprezzare ancora di più l'articolo di Antonio Ratti è Lion of Judah, The War for Ethiopia 1935. Attenzione, questo gioco contiene anche la controffensiva inglese, ma è un signor gioco, perché mentre leggevo l'articolo di Ratti, giustamente diceva, certo, gli etiopi non potevano vincere il 35, ma non furono così scarsi. Se avrete la fortuna di giocare Lion of Judah, c'è due video dedicati a Lion of Judah che potete reperire sul mio canale. Scoprirete che le tribù non erano proprio inoffensive. Una corretta organizzazione, infatti, mentre giocate, se riuscite a utilizzare la forza delle tribù, beh, tutto sommato l'avanzata italiana non è così scontata, soprattutto per quanto riguarda un territorio difficile per un esercito regolare come quello italiano del 1935. Ciao Diego, benvenuto. Quindi questo gioco, Lion of Judah, lo consiglio veramente vivamente, perché
è proprio in sintonia con quanto dice l'articolista Antonio Ratti. Quindi non perdete Lion of Judah, The War for Ethiopia. Intanto il tempo scorre, oggi veramente è bello scoprire questi articoli con il World Game, ma siamo nettamente in ritardo, cerco un attimo di accelerare. Ecco, scorro intanto le pagine di dell'articolo dedicato a, alla guerra in Etiopia per quanto riguarda l'esercito regolare italiano, e arriviamo invece, grandi comandanti, un altro bell'articolo di Mario Galloni sul Borbone, Luigi di Borbone Condé, il principe della tattica. È vero, era un grande principe della tattica, ma, ed è importante questo titolo, ma dal punto di vista strategico ha, diciamo, è sbagliato a muoversi. Cosa significa dire strategico-politico? Bravo sul campo di battaglia, in quanto l'articolista descrive molto bene quello che fece il principe di Condé a Rocroi. In realtà alla fine fu grazie a un assalto imperioso della sua cavalleria e un aiuto all'ala in difficoltà del suo esercito, sempre grazie a questa carica impetuosa cavalleria. Quindi diciamo che ve lo faccio vedere su questa immagine, Condé fece prima, mandò in rotta un'ala dell'avversario, e dell'avversario spagnolo, e poi andò a aiutare l'altra area francese in difficoltà per mandare in rotta anche l'altra ala della cavalleria. Questa era una manovra inaspettata sul campo di battaglia, perché in teoria avrebbe dovuto scagliarsi contro la fanteria. Questo è stato il capolavoro di Condé, del principe di Condé. Ma alla fine qual è il gioco che dovete prendere in considerazione? Attenzione, adesso Diego mi diciamo dirà: Mauro, c'è anche il sistema BIR, sono sincero, Diego, non l'ho preso in considerazione, perché tra tante scatole avrei allungato veramente tanto la trasmissione, quindi ho preso in considerazione Under the Lily Banners, ancora Ben Hall, se vi ricordate è il designer di Fields of Fire, e questo Under the Lily Banners vi permette di rappresentare a livello tattico la battaglia non solo di Rocroi, ecco vedete di nuovo il principe di Condé, ma Freiburg, Mergentheim, Second Nordlingen e Lanz 1648, quindi queste famose battaglie. Ecco, vi faccio vedere il retro della scatola in cui vi descrive la scala per quanto riguarda l'unità, la mappa, sempre molto semplice, ma è un gioco che vi permette di ricreare nel dettaglio gli scontri di Rocroi 1643. Diego, ti chiedo in diretta, proprio perché almeno posso dare l'informazione, qual è il titolo del sistema BIR o che tu conosca alternativa a Under the Lily Banners. Torno in diretta intanto che vado a preparare il successivo articolo, dopo aver analizzato le gesta di Rocroi. Questo ve lo faccio vedere, torno in diretta sul tavolo, perché la Lama d'Oriente è un articolo molto interessante, ma come al solito ho notato, sicuramente la tua scatola è la migliore. Ah, grazie Diego, pensavo, se non c'era il tuo intervento, pensavo che il sistema BIR si era spinto anche al secolo precedente, invece tu mi dici che come sistema questo qui di Ben Hall non è niente male. Grazie Diego, mi hai confortato, perché come se ben sai non sono un appassionato di questo periodo, anzi diciamola tutta, sono molto superficiale su questo periodo, e quindi ecco perché mi devo leggere gli articoli di storia di guerre e guerriere, e quindi non avevo ben focalizzato, però mi hai confortato, quindi aprirò questa scatola perché non ho avuto modo di giocare questo wargame, e confortato dalla tua nota. Ecco, dicevo della spada di Guyan, parliamo di armi leggendarie, articolo di Mario Galloni, ma infatti Diego, per me, ecco, io ribadisco Piero, la mia superficialità sta che dopo il 1600 e i successivi 150 anni non è che li abbia giocati molti, quindi non so bene se un sistema è migliore a un altro, è un mio gap, te l'ho detto, e
Mi sono avvicinato seriamente al sistema BR nell'ultimo anno e non prima, quindi ho questo gap, sempre questi dubbi, ma è per 200 anni? E tu mi conforti? No, il sistema BR rappresenta solo, quando dico sistema BR per i neofiti, è Battles of the Age of the Reason, e include solo 50 anni, dal 1740 al 1780, circa 40 anni. Ecco, parlavo di questa spada di Guyan, praticamente impossibile per me trovare un wargame da collegare, o meglio, potrei trovarlo, ma ci sono pochi, veramente pochi titoli sui grandi eventi bellici cinesi. E avete visto diversi film sul tema, ma quando vi mettete alla ricerca di titoli di wargame su queste epoche, che siano di 2000 anni fa o di 1000 anni fa o di 500 anni fa, si fatica, non si trovano titoli molto molto dettagliati, molto generici. E questo articolo è molto interessante perché vi fa capire come era avanzata la tecnica cinese all'epoca per quanto riguarda le armi, e qui stiamo parlando di una spada. Ma devo dire che alla fine non sono andato proprio a cercare volutamente un wargame, perché avrei faticato e fra l'altro non avrei saputo nulla. Probabilmente chi è appassionato di diciamo di Cina, di eventi storici orientali, può darsi che mi potrebbe dare il suggerimento, ma ancora oggi sono alla ricerca di wargame diciamo decenti sugli eventi bellici in Cina dai 2000 anni fa, ma anche fino ai giorni nostri. Solitamente le notizie per quanto riguarda gli ordini di battaglia cinese non ce ne sono tanti, e quindi devo sempre dire che nel nostro campo gli eserciti cinesi o gran parte degli eserciti orientali non sono molto considerati. Questo è il problema, che abbiamo un mercato di wargame molto americanizzato, ecco perché avete poi 20-30 titoli sulla Normandia, sulle Ardenne, e magari pochi titoli per quanto riguarda altri eventi bellici, magari molto grandi, come è successo in Cina nel passato. Ecco, a riprova volevo ribadire che mi piace l'idea di alcune case italiane come l'Aleph Studio e la Aces, che hanno presentato in questi giorni, ripeto, l'Epanto di Enrico Acerbi La Guerra di Parma, ecco, non mi ricordo il titolo, della Aleph Studio, non ho ancora comprato, si vede che sono un po' approssimativo, 1753 o 1783, non me lo ricordo, ma è un altro titolo particolare nel panorama delle battaglie d'Italia, e sono titoli che non esistono per quanto riguarda nel panorama americano. Ecco, arriviamo a geopolitica, leggeteli sempre questi articoli che vi fanno capire cosa succede al mondo, e guardate la mia noticina Modern War, perché quando parlate di geopolitica non potete non prendere in considerazione, ecco, vado a rimuovere, eccolo qui, lo metto in evidenza, non potete non prendere in considerazione questa favolosa rivista dal titolo Modern War, grazie Paolo, la battaglia di Parma 1743, guerra di successione polacca. Ecco, è un bel episodio, una bella idea andare a riempire quei gap che magari il mercato statunitense o anglosassone non ha interesse nemmeno a colmare. Quindi è una bella idea, un giorno forse comprerò la battaglia di Parma, però ecco, complimenti a queste idee. La battaglia di Parma è prodotta dalla casa Aleph Studio di Luca Velottina, e ricordo Paolo stasera parlerà invece della Belle Époque. Ecco, Modern War, World War Africa. Questa rivista la cito sempre quando devo parlare di geopolitica, perché è veramente ben fatta e permette di capire le varie sinergie nel mondo, e include sempre un wargame che non è un turning point, non è una grande, diciamo, il wargame definitivo sulla guerra contemporanea, ma vi permette, posizionando la mappa e posizionando i pezzi, di capire almeno quali sono gli ordini di battaglia, quali sono le dinamiche della guerra contemporanea.
E quindi, se volete, torno sul tavolo, se volete capire qualcosa di approfondire il conflitto in Africa, quindi il continente senza pace, ecco, Mirko Molteni non dice cose nuove ai più, coloro che magari leggono ogni tanto geopolitica. L'Africa è preda di vari interessi, sia internazionali che locali, e ci sono queste continue tensioni, che poi tensioni dovute alle grandi ricchezze ancora oggi nel territorio africano. E vedete qui poi Mirko Molteni, l'Italia contro i pirati, inserisce anche le azioni italiane in Africa, il risico africano, ecco, mappa molto semplice ma esaustiva sulle risorse ancora oggi africane e tutte quegli interessi da parte dei governanti locali, ma anche delle forze internazionali, fra cui i soliti cinesi, i soliti russi, i soliti americani e anche, se parliamo del Nord Africa, francesi e italiani. Quindi Africa sempre al centro delle mire dei paesi internazionali. Girando, ecco, questo chiaramente la storia militare su ruote, è un articolo di Andrea Angiolino, una serie di articoli sui musei in Italia, e qui parliamo del Museo della Motorizzazione Militare di Roma, interessante, chiaramente non possiamo paragonarlo ai grandi musei inglesi o ai grandi musei americani o russi, però è un museo tutto sommato da non perdere. Quindi ci sono pochi mezzi, ma di una certa importanza. Quindi ricordo questo articolo di Andrea Angiolino sul Museo della Motorizzazione Militare di Roma. Continuando invece, qui arriviamo a Panzer ad alzo zero, Missione Impossibile di Antonio Ratti, L'Exploit di Villers-Bocage, e qui parliamo di un grande leader tedesco, Michael Wittmann, che fu capace, non dico da solo ma con pochi mezzi, di fermare la solita operazione di Monti successiva allo sbarco in Normandia, che doveva portare a uno sfondamento lungo il fronte di Cannes e chiaramente continuare la spinta contro le forze tedesche. Beh, Michael Wittmann riuscì con il suo Tigre. Ricordo che Michael Wittmann, e lo ricorda benissimo l'articolista, i Panzer di Wittmann è partito con uno Sturmgeschütz 3, arma cancia-carri molto molto efficace, per poi passare a un altro mulo, il Panzer 3. Di solito mulo si usa per il Panzer 4, ma sono due Panzer veramente da battaglia, sempre stati efficaci. E l'operazione di Villers-Bocage, comunque, Michael Wittmann la condusse con un Tiger. Qui torniamo a livello tattico. Livello tattico, prima di tutto, ho messo in evidenza, ve lo faccio rivedere, intanto rimuovo dallo schermo i giochi che ho appena elencato per quanto riguarda la Sicilia e la guerra in Africa, e vado a mettere in evidenza, prima di tutto, uno scenario del grande sistema Advanced School Leader, eccolo qua, The Last Ride, ecco, vado a togliere anche Combat Commander, così potete, The Last Ride of 007, che è il numero del carro di Wittmann durante l'operazione, e qui vedete proprio a livello di singolo carro con i comandanti per nome che attaccano le unità alleate. Molto bello questo scenario, non l'ho giocato, l'ho trovato per l'occasione per citarlo, ma come al solito a livello tattico consiglio veramente a chi piace il dettaglio questo scenario, The Last Ride of 007, che non è lo 007 di James Bond. Ma oltre a questa chicca per quanto riguarda gli scenari dedicati alle gesta di Michael Wittmann, ho trovato, sfogliando sul sito Board Game Geek,
un sistema, questo è dedicato a coloro che giocano con le miniature, Villers-Bocage, uno scenario in cui trovate le operazioni di Michael Wittmann. Francamente non so se sia valido o meno, Fireball Forward di Sean Barnett è a livello di singolo mezzo, ma si utilizzano le miniature per questo sistema, vi ripeto, dal titolo Fireball Forward. Ma quali sono poi altri due titoli che potrebbero aiutarvi a rappresentare o rigiocare o a ricreare le gesta di Michael Wittmann? Ho preparato per voi due titoli che sono praticamente uno l'antitesi dell'altro, uno definirei simulativo, l'altro giocoso, e li vado subito a mettere in evidenza. Il primo è un titolo che ha conosciuto il favore di molti che non vogliono entrare nel mondo del wargame, diciamo, esasperato, e sto parlando di Tank Duel Enemy in the Crosshairs, il nemico nel mirino. E vedete che belle immagini. Questo gioco non ha mappa, ecco, vi faccio vedere, vediamo un po' se è un gioco di Mike Bertuccelli, lo sto per aprire, vedete, ha una marea di carte, perché in realtà, scusate il disordine, perché in realtà sono le carte che conducono questo gioco. Su una scheda avrete una scheda del carro e attraverso una mappa virtuale, diciamo, che vi dice se è a 400 metri, se è a 200 metri, vi permette di giocare. Ma in realtà è un gioco basato sulle carte, molto semplice. Certo, eccolo, vado a rovesciare per farvi vedere lì la componentistica. Vedete, qui avete la scheda giocatore, vi piazzate i vostri segnalini, poi, diciamo, vi muovete virtualmente e poi a un certo punto giocate le carte. Allora, a molti è piaciuto, ma dico sempre, non è proprio un wargame, è un gioco che permette di passare una serata in allegria con i carri armati, lo definirei così. Mentre, metto da parte Tank Duel, vi ricordo sempre della GMT, designer Mike Bertuccelli, ecco, tolgo Tank Duel e che cosa vi consiglio? Un gioco simulativo per eccellenza, ma dovete utilizzare anche le regole opzionali, Panzer, ecco qui è la prima, diciamo, il primo titolo, Operations on the Eastern Front, ma ci sono anche, c'è anche il Panzer espansione su Operations on the Western Front. Ma Panzer è una risposta simulativa, il designer è James M. Day, un designer che aveva già fatto altri giochi del genere e con la GMT è tornato, attenzione, è un sistema comunque del 2012, vi ripeto, all'inizio questo sistema vi lascia un pochettino disorientati perché non prende bene in considerazione tutte le peculiarità dei tank, ma con le regole opzionali devo dire che assume un'altra un altro aspetto. Quindi Panzer della GMT designer James and Day è il, diciamo, il wargame che può far con voi per coloro che amano più il dettaglio rispetto al gioco. Come dicevo, Tank Duel è più gioco che simulazioni. Proseguo per completare, in quanto completiamo la nostra rassegna con uno shuttle per Hermann Göring. Vi avevo già anticipato questo gioco, avevo fatto un unboxing e il wargame che potete utilizzare per capire bene tutti i tentativi di bombardare strategicamente l'America, perché in realtà l'articolo di Mario Galloni è proprio su le vari tentativi o i vari progetti da parte tedesca di costruire aeroplani che permettessero il bombardamento degli Stati Uniti. Qui abbiamo veramente lo shuttle, che fu un progetto mai messo, diciamo, mai realizzato. Ma il gioco American Bomber di Gregory Smith vi permette, è un solitario prima di tutto, vi permette di mettervi al comando di un grande bombardiere tedesco
assemblato per l'occasione per andare a bombardare New York e eseguire questa missione. Attenzione, l'ho solo scartato, non l'ho giocato, ma devo dire che si collega veramente bene a questo articolo. Qui faccio vedere la componentistica, vedete la mappa abbastanza bruttina, ma guardate che belle le varie schede di ogni aereo. Avete per esempio un TA-400, un Messerschmitt 364, un Arado E-555, non vedo chiaramente fra gli aerei lo Shuttle, presumo che fosse troppo avveniristico per metterlo nel gioco, ma vedete, in questo caso c'è una frase che diciamo era rimarcata durante quel periodo per togliere di mezzo la grande potenza americana. Dobbiamo bombardare, dobbiamo avere la possibilità di bombardare qualsiasi città negli Stati Uniti. Un gioco che è un what if, American Bomber, ma che al di là del fatto ludico vi permetterà di capire quali aerei tedeschi volevano sfruttare per quanto riguarda un possibile bombardamento degli Stati Uniti. E per completare la nostra rassegna, ecco, intanto giro le pagine della rivista, Guerrieri Longobardi nel Vicentino, qui altri giochi, altri wargame che potete dedicare all'argomento. Beh ragazzi, vado di nuovo in evidenza, e un gioco che ho lasciato per ultimo è Commands and Colors Medieval. Allora, è chiaro che qualche volta lo cito, questo sistema di Richard Borg, un sistema molto semplice che è fatto da carte, blocchetti. Attraverso queste carte, giocando queste carte, potete muovere i blocchetti e poi tirare i dadi per quanto riguarda la possibile battaglia. Però Medieval ha tanti titoli e fra questi titoli trovate sicuramente qualche titolo che vi permette di almeno analizzare da lontano questi piccoli scontri durante l'epoca, diciamo, longobarda in Italia. Ma quando parliamo di Medieval parliamo di un lungo periodo, infatti Medieval, adesso non me lo ricordo con precisione, ma Medieval comprende 19 battaglie che vanno fino all'impero bizantino. Ma tornando a noi, vi permette anche di ricreare sul tavolo in maniera semplice le meccaniche dei guerrieri longobardi. Qui abbiamo un articolo di Elena Percivaldi che, come al solito, mi piace, sono molto belli questi articoli perché vi fanno capire armature, armamenti che portavano, perché poi alla fine spesso e volentieri leggiamo articoli su cui hanno costruito magari un immaginario collettivo, ma sono questi articoli che vi fanno capire come andavano veramente le cose, perché questi archeologi scoprono le tombe, analizzano l'arma, come magari erano sepolti, quali erano i loro usi e costumi nella sepoltura, e da lì si può arrivare a definire il ruolo del guerriero, come combatteva, quali armi utilizzava. Quindi complimenti a questi articoli di archeologia altomedievale, vi ripeto, l'autrice è sempre Elena Percivaldi, infatti giustamente la rubrica è Notizie dal campo. Articolo non lungo, quindi fluido, e vi riporta anche dei sottoarticoli analizzando il ritrovamento di un soldato in Lituania e uno in Moravia dall'età del bronzo, e questo dal XVI secolo, a riprova che ancora oggi si trovano armi e tombe che possono aiutarci a ricostruire certi periodi storici. E poi arriviamo alle pagine dedicate al wargame Il giorno di Guglielmo. È veramente dedicato esclusivamente al wargame, non ho bisogno di consigliarvi alcun titolo perché è proprio una rubrica dedicata a volete giocare Hastings? Ecco qui i titoli, e per elencarli velocemente abbiamo Invasion 1066, The Battle of Hastings, un gioco della Revolution Games. Abbiamo Art of War per le miniature, ricordiamo che questa sezione cerca di dare tante
tanti consigli, quindi non andiamo solo sull'ex encounter, ma cerchiamo di analizzare varie tipologie, varie meccaniche di gioco. Abbiamo Estin 1066, un gioco esclusivamente di carte, che mi ha lasciato un pochino deluso, ma tutto sommato, ecco, coloro che non vogliono un dettaglio esasperato possono andare ad acquistare Estin 1066. Invece un tradizionale ex encounter è Hastings, Stamford Bridge, e Full for 1066 non permette questo gioco di Wojciech Zaleski di ricreare solo Hastings, ma queste battaglie che hanno caratterizzato la storia della Bretagna intorno all'anno 1000. Questo è veramente un ex canto tradizionale consigliato. Attenzione che stiamo facendo un bel lavoro con altri amici cercando di migliorare il già valido regolamento di Wojciech e cercando di renderlo, non dico più moderno, ma più fluido. Vi faremo sapere. Poi abbiamo, ecco, la nostra idea per quanto riguarda il wargame. Non è solo ex encounter e blocchetti, ma anche la carta. La nostra proposta infatti verte su una edizione della Helios Publisher, una casa inglese, che permette di rigiocare certi episodi della storia attraverso la creazione di guerrieri di carta. Certo che fa tanto inizio secolo scorso, ma vi posso assicurare che questi manualini sono molto molto istruttivi e vi permettono, con l'acquisto solo manuale, di crearvi le sagomine di carta, e avete all'interno di questi manuali anche la possibilità di consultare il regolamento e piazzarli sulla tavola di gioco. Molto molto raccomandati per coloro che amano costruirsi i loro eserciti. Ricordo che il nostro primo wargamista che apprezza tanto i guerrieri di carta è Riccardo Savoia, che saluto in diretta. Ma Riccardo Savoia parla sempre di questi guerrieri che potevate trovare nel mai dimenticato Corriere dei Piccoli, e questa casa nel 2021 ripresenta un'intera collana per simulare queste battaglie, ricostruendo con la carta, la colla e le forbici le sagome necessarie. Al momento qualche titolo è fuori produzione, ma potete scaricarli tutti acquistandoli in PDF. Voi mi direte: preferisco la carta, ma in ogni caso alla fine il libro va fotocopiato e dovete stampare quello che vi serve. Non andate, chiaramente, se comprate il libro, il cartaceo, non andate a ritagliarlo e a utilizzarlo con le sagome, ma fotocopiatelo e poi costruitevi i vostri eserciti di carta. Concludiamo con le proposte da parte della casa editrice Sprea per quanto riguarda storie di guerra e guerrieri. Questi sono i numeri arretrati. E chiudo con l'ultima pagina della rivista, che riporta gli articoli principali che potete trovare all'interno. Bene, ci siamo dilungati molto, ma già immaginavo all'inizio che non sarebbe stata una puntata così breve, perché volevo dare tante idee per quanto riguarda la possibilità di leggere la rivista, ma anche di rivirla. Torno sulla principale. Dunque, scusate per l'ora e 25 trasmissione, ma nutro tanta fiducia in questo binomio wargame e storia. Ovviamente è un binomio scontato. E dico sempre che la storia ci spinge ad acquistare il wargame, ma attenzione, può essere anche il percorso opposto. Chi si avvicina al wargame poi finisce per apprezzare la storia. Quindi questa rivista ci dà il modo di leggere di storia, e noi nel piccolo, noi del gruppo Casus Belli, cerchiamo di collegare il wargame direttamente alla rivista. E guardate che ci saranno tante belle novità per quanto riguarda storie di guerre guerriere dedicate al nostro wargame. Con questo è tutto. Prima saluto i nostri amici che ci hanno seguito via video. Ci vediamo lunedì. Ancora non ho ufficializzato l'argomento, ma vedrete come al solito il countdown a 20 minuti dall'inizio della trasmissione. Ormai forse siete abituati al mio countdown. E buon fine settimana, grazie per averci seguito, ci vediamo lunedì
con una nuova puntata, sia audio che video, del Giannizio da Nero. Ciao e a presto, via con la sigla finale. Bene, lunga cavalcata oggi, ho parlato veramente di tanti wargame, a un certo punto, signori, pensavo di perdermi perché non è semplice per un'ora e trenta parlare di così tanti wargame e cercare di, soprattutto di trovare un dettaglio, un paio di dettagli per ogni proposta. Spero di essere stato esaustivo, ma ritornerò nei giorni successivi a riparlare di questi giochi magari in maniera più approfondita. Grazie ragazzi, ciao Paolo, un abbraccio, ciao Diego, grazie. Vediamo, ciao Damiano, grazie, ciao Stefano, un grande abbraccio, un saluto a Lombard Gamer, un saluto a Gianluca che ci ha seguito, ciao Stefano Piccinetti, ciao Claudio, bene ragazzi, un grande abbraccio, di nuovo buon fine settimana, via con la chiusura, Dance of the U-Boat di Akash Gandhi, ciao, un abbraccione.